C'è stato un periodo della storia d'Italia, soprattutto quello degli anni 60, in cui il mondo studentesco si divideva in due, quelli che avevano il diario VIT e quelli che non l'avevano. I primi erano la maggioranza. Anche questa maggioranza si divideva in due, quelli che leggevano le parti scritte del diario, che hanno visto coinvolti nomi illustri come Indro Montanelli, Sergio Zavoli, e quelli che si limitavano ad ammirare le vignette disegnate. In questo caso ad essere in maggioranza erano i secondi. Poi c'era un'ulteriore divisione, quelli che conoscevano il nome dell'autore delle vignette e quelli che non lo conoscevano. In effetti il nome Diario VIT generava di per sé una certa confusione, perché la firma che qualche volta appariva accanto alle lische di pesce diceva Yak, ma da qualche parte sul diario c'era scritto che l'autore si chiamava Iacovitti. Dunque Vitt era il nome del diario in quanto seconda parte del cognome dell'autore dei disegni? C'è chi ha passato la propria vita senza aver mai risolto il quesito e magari qualcuno potrà essere illuminato proprio da queste parole. Vitt derivava da Il Vittorioso, storica testata del fumetto italiano di matrice cattolica, nata nel 1945, che nel 1967 si cominciò a chiamare proprio così, VIT. Il diario VIT era già nato nel 1949 e, tranne un'eccezione, Iacovitti ne fu l'autore fino alla sua ultima uscita, nel 1980. Sullo Iacovitti, portabandiera del verbo cattolico e dunque democristiano, tanto c'è da dire. Infatti i suoi disegni, le sue storie, erano tutto tranne che moderati, eppur se alla sua maniera erano anche violentissimi. È il surrealismo iacovittesco a prevedere botte da orbi, scoppiettanti sparatorie, arti staccati, denti e nasi che volano, buchi nei corpi e così via. Probabilmente a rendere l'eccessivo Iacovitti lecito, anche a certa Italia bigotta di qualche decennio fa, è la mancanza di due elementi, il sangue e il sesso. Nell'uno nell'altro fanno capolino nelle sue vignette. E non è un caso che l'esperienza del diario VIT si concluse proprio quando Iacovitti fu posto di fronte a un opt-out dell'editore. Rinunciare alla pubblicazione del Kama Sutra, il titolo già spiega di cosa si tratti, che stava realizzando con Marcello Marchesi. Iacovitti disse di no. Evidentemente a lui gli opt-out non andavano giù. E così si concluse l'esperienza di quel diario che gli aveva lasciato la possibilità di costruire storie senza inizio e fine, lunghe mirabolanti improvvisazioni, stupefacenti assoli fumettistici per lui che disegnava di getto, non scriveva la storia né disegnava a matita prima di ripassare. Iacovitti era così, un estremista di centro, come si definiva lui. Un autore che aveva dentro di sé un mondo surreale, che nasceva anche dalle esperienze tragiche della guerra e di un'infanzia non facile. Un mondo fatto di stinto, di pancia, di caos, di frenetica allegria, ma anche di signorile protesta contro una realtà che a volte si dimostra più assurda di quella fatta di lische di pesce e di salami. Iacovitti nasce a Termoli, in Molise, in provincia di Campobasso, nel 1923, da una famiglia di origine slavo-albanese. Come accade a molti maestri del fumetto, anche lui comincia a disegnare fin da piccolissimo, mentre la famiglia si trasferisce prima a Macerata e poi a Firenze, dove il giovane fumettista frequenta l'Istituto d'Arte. Proprio qui incontra un giovanissimo Franco Zeffirelli che, vista la magrezza di Iac, lo battezza come l'isca di pesce. I suoi reali nomi, quelli di battesimo, sono invece Benito, Franco, Giuseppe, tanto che lui si divertiva a dire che se invece di Giuseppe ci fosse stato Adolfo, avrebbe completato la collezione dei dittatori del suo tempo. Inizia a pubblicare vignette a 16 anni e poi a 17 realizza la sua prima storia a fumetti, Pippo e gli inglesi, che fa partire la collaborazione con Il Vittorioso, il settimanale cattolico, che lo avrebbe reso celebre in tutta Italia, insieme al già citato Diario VIT. Oltre al trio che lo ha lanciato, quello appunto di Pippo, Pertica e Palla, Iac ha creato tantissimi personaggi, spaziando attraverso innumerevoli generi del fumetto. Ad esempio il giornalista detective Tom Ficcanaso, il protagonista di storie mute e surreali Giorgio Giorgio detto Giorgio, lo sfortunato ladruncolo Jack Mandolino,
Chip l'arcipoliziotto, spesso scritto con 3T, il fantascientifico Johnny Galassia, il killer Baby Tarallo e Zagar, una sorta di Diabolic, anche lui con la calzamaglia nera. E poi quelli che forse sono i due personaggi più famosi, Zorri Kid, parodia di Zorro, e Cocco Bill, personaggio del West che beve solo camomilla e ha un cavallo fedelissimo di nome Trottalemme. In una lunga intervista di Franco Bellacci, Luca Boschi, Andrea Gori e Leonardo Sani, pubblicata all'interno del volume Iacovitti 60 anni di surrealismo a fumetti, l'isca di pesce precisa: vedete, ero stato fascista, ma certe cose non mi andavano più bene. Le cose che non gli andavano più bene erano tante, a cominciare dal fatto che quando cadde Mussolini, le guardie del Duce, i famosi moschettieri, non avevano fatto nulla per salvare il loro capo, non si erano ribellati. Allora cominciai a comprendere, dice Iacovitti, che il fascismo era tutto una buffonata. Sarebbe lungo riportare gli altri episodi che hanno portato Iac al ripensamento sul fascismo, dai ceppi visti a Weimar, in cui venivano pubblicamente giustiziati i borsari neri e le persone accusate di organizzare il mercato clandestino. E poi i prigionieri russi legati a due lungo la ferrovia, con le catene ai piedi. Erano emaciati, venivano trattati male e lavoravano come schiavi. E poi ancora i camerieri che avevamo conosciuto a Weimar mi dissero che anche vicino alla città c'era il campo di concentramento di Buchenwald, dove uccidevano gli ebrei con le camere a gas. Quando seppi queste cose cominciai a riflettere sul fascismo e sul nazismo. Così a Firenze, qualche tempo dopo, disse Iac, decisi di scrivere questa parodia di Hitler. La chiamai Flit. Il famoso insetticida uccideva le zanzare, come il Führer uccideva gli ebrei. Quando viveva queste esperienze, Iac aveva 20 anni, ma il suo mondo creativo era già formato. L'aveva costruito passando per altre passioni e atmosfere rispetto a quelle che lo hanno reso famoso. Ancora dall'intervista di Bellacci, Boschi, Gori e Sani, mi piacevano molto i disegni realistici. Andavo spesso al cinema e quando poi tornavo a casa ridisegnavo tutto il film sull'album da disegno quadrettato, come lo può realizzare un bambino di quell'età. Tant'è vero che la sua prima storia pubblicata nel 1939 dalla casa editrice Taurinia era realistica, anche se all'epoca Iac realizzava anche vignette umoristiche per Il Brivido, rivista appunto umoristica fiorentina. Ad essere precisi, la prima tavola accettata dal Brivido era una panoramica sulla linea Maginot, pagata 60 lire con 12 monete da 5, quelle monetone d'argento di una volta. Dice Iac, andai a casa e meravigliai tutta la famiglia, che non si aspettava davvero una cifra così alta. Alcune tavole di Iacovitti sembrano fatte apposta per il celebre gioco dell'aguzzate la vista della settimana enigmistica. Dopo la lettura, si intende. Poi ci si può tornare su e giocare. Ha una serie di giochi diversi perché le stranezze iacovittiane sono così eccessive, totali, onnipresenti, che andarle ad esplorare nei minimi dettagli si rivelano assolutamente sorprendenti. In una normale vignetta di Cocco Bill possono spuntare due zoccoli di cavallo sul tetto di una casa, o possiamo incontrare un cavallo disegnato a metà, mentre il conducente del carro si lamenta della mancanza della frusta, e così via, continuando ad aguzzare a lungo. Si potrebbe per esempio notare la faccia di un tizio incastrato tra le assi di legno di un tetto. Sembra non esserci, e invece c'è. E poi altri cavalli, quelli di una diligenza, che hanno quattro zampe ciascuno, e uno di loro, lo si vede dalle labbra carnose, colorate di rossetto, è chiaramente un cavallo femmina. Il secondo gioco che propone Iacovitti è quello delle iacovittate, sparpagliate tra le vignette e le sue celebri panoramiche, vignette grandissime a tema, dove può davvero esserci di tutto. Ecco, qui si potrebbe fare la conta di quante ossa, matite, dita, pesci, vermi, salami e cartelli Iac abbia inserito qui e là, oltraggiando la realtà e riducendola in polpette. E poi si potrebbe fare un terzo gioco, ancora più raffinato. Abbiamo detto che Iacovitti disegnava le tavole direttamente a china con il pennino, senza usare la traccia della matita. Tanti piccoli segni che a poco si uniscono per diventare linee. Tutto ciò si vede chiaramente nelle tavole originali, ma anche su alcune riproduzioni.
Spesso si vede appena il segno di Pennino che Jack non ha seguito, la traccia sbagliata che lui non ha cancellato. Magari c'è uno spazio bianco tra due o più tratti, proprio a dimostrazione di come la creazione avvenisse di getto. Basta continuare ad aguzzare la vista per scovare tanti tratti sbagliati. Era il 1968, quando la contestazione studentesca riempiva le piazze. Ed era il 1968 quando Coco Bill affrontava i Kuknas Brothers in un celebre fumetto firmato naturalmente Iacovitti. Ebbene, tra i due mondi non c'è alcun contatto, alcuna comunicazione, anche se peraltro Iacovitti era in continuo contatto con la realtà. Per esempio grazie a Silvia, la figlia contestatrice, o grazie alla radio, spesso accesa e quasi sempre su stazioni che affrontavano temi d'attualità, Radio Onda Rossa perfino, oppure Radio Radicale. Ma era come se Iacovitti vivesse in due mondi paralleli, ed era peraltro divertentissimo quando questi due mondi entravano in collisione. Per esempio, Iacovitti aveva messo una scritta fuori del suo villino di Forte dei Marmi, dove c'era scritto «Attenti al dromedario». I passanti vi si avvicinavano guardinghi, anche perché al di là del cancello si ascoltava sovente un ruggito animalesco, che naturalmente era dell'autore in questione. Poi si raccontano tante bizzarrie leggendarie nel corso del suo lavoro. Per esempio quella riguardante la batteria, strumento che adorava e che inizialmente aveva provato a ricostruire con le scatole di scarpe. Poi, come ha dichiarato in varie interviste, ne ha comprata una vera e completa. Così facevo dei concerti, diceva, dei concerti per Charleston e Pennino, dato che disegnavo suonando e facevo scricchiolare la penna a tempo di musica. Ecco perché il mondo di Iacovitti sfugge alle regole dell'umorismo a fumetti. Con Jack qualsiasi genere diventa il suo, un mondo assurdo dove tutti i personaggi sono fuori di testa. Non solo lische di pesce e salami, però. Il mondo di Iacovitti è sempre qualcosa di più di quel che si può descrivere e nasconde invenzioni, particolarità e innovazioni in ogni vignetta. Per esempio le onomatopee. Iacovitti incredibilmente le rende tutte italiane. Un fischio per lui suona esattamente così, fischio. Un calcio può essere calcio oppure calcete, così come un colpo dato con un pesce diventa pescete. Ma non ci sono regole neanche qui, perché un mirabilante pugno, per esempio di Zagar, causa di numerosi e visibili effetti, non produce che due semicrome. Poi naturalmente ci sono anche i bang, gli sdoing, i blankt e così via. Non ci sono regole, neanche nel non rispetto delle stesse, figuriamoci. Quello che è certo però è che Iacovitti sa di costruire un mondo assai particolare, tanto che spesso i personaggi e le didascalie fanno riferimento proprio a lui, all'autore. In alcuni fumetti Chip si rivolge direttamente al proprio autore, mentre in uno chiede al suo arcinemico Zagar: «Ma che t'ha mandato Iacovitti?» C'è una frase particolare nell'autobiografia di Iacovitti compilata da Antonio Cadoni raccogliendo interviste e dichiarazioni dell'autore di Coco Bill. «A volte, quando guardo un mio disegno, mi spavento. Poi penso alla morte e mi tranquillizzo». Jack diceva spesso frasi divertenti che avevano la capacità di stupire e provocare, e tutte erano sempre vere. Bisognerebbe pensare che lo spavento che Jack provava di fronte ai propri disegni fosse quello di chi vede rispecchiata, dentro quelli, la propria personalità. Possiamo pensarlo anche perché Iacovitti era un autore di fumetti unico al mondo. Un autore che, come ho già detto, faceva fumetti senza organizzarli prima, senza scrivere sceneggiature e senza neanche organizzare la tavola disegnando con la matita, per poi ripassare a china. Jack no, Jack amava il foglio bianco. Non ne aveva alcuna paura. Prendeva il suo pennino, lo metteva sulla carta e iniziava a creare. Il pennino andava sulla carta creando una linea composta da molte righe di pennino e da quella linea partiva il pensiero creativo di Iacovitti. Da quel segno, da quel movimento nasceva tutto, il disegno, la storia, i personaggi. Certi tormentoni iacovittiani, come i salami, i vermi, le lische di pesce che abbiamo già detto, probabilmente servivano proprio a ricaricare la mente,
a riordinare le idee, a fare una pausa per poi riprendere ed andare avanti. Dalle sue interviste sappiamo che faceva molte di queste pause, alzandosi dalla sedia per andare in cucina a prendere un biscotto, per sfogliare un libro con delle illustrazioni, per mettere un disco. Non sappiamo come definire lo stato mentale di Jack nel momento in cui scattava la sua creatività. Non sappiamo dire se andasse in trance, ma certo è che quel pensiero laterale tanto celebrato, soprattutto dallo psicologo maltese Edward De Bono, Jack non aveva alcun bisogno di allenarlo. Era lui, il pensiero laterale, a prendere l'assoluto sopravvento su quello razionale. Anche i surrealisti usavano il pensiero laterale per mettere in moto quella che loro chiamavano scrittura automatica. Per dire le cose come stanno, bisogna liberarsi del filtro della ragione, dunque delle nostre paure, delle nostre censure, anche quelle automatiche. E anche i surrealisti parlavano spesso della morte, come ha fatto Jack nella frase citata all'inizio. Perché se ci mettiamo a parlare davvero di tutto quello che ci passa per la testa, prima o poi l'argomento si tocca, ovvio. Una poesia di Roger Gilbert Leconte finisce così: strappatemi la carne dalle guance affinché veda infine il mio riso di morto. Mentre così scrive Georges Bataille: la disgrazia è senza nome, il cuore una smorfia che si rivolta nel latte, il riso pazzo della morte. Chissà se certi surrealisti hanno avuto la stessa sensazione descritta dal surrealista Jack. Chissà se leggendo le loro poesie, guardando i loro disegni così automatici, così diretti, diretta espressione del loro pensiero creativo, hanno avuto paura. Chissà se hanno pensato alla morte per tranquillizzarsi. Però riflettiamo un altro po' su quel pensiero di Jack. Dobbiamo ipotizzare che per spaventarsi lui ci vedesse qualcosa che andava ben al di là del divertimento che offre il ribaltamento, la distruzione e spesso anche l'offesa della realtà. Perché il gioco può anche nascondere una necessità e una necessità può anche essere dolorosa. Insomma, lo sappiamo bene, spesso la comicità nasce dal dolore, anche se non lo faceva vedere Jack. Viene quasi da pensare che attraverso tutto il suo lavoro, e quindi lungo tutta la sua vita, Iacovitti abbia fatto un lungo dialogo con se stesso, mettendosi con costanza e puntualità a lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, da solo, come fanno quasi sempre gli autori di fumetti, come fanno gli artigiani, ma anche gli scrittori, i pittori, gli scultori. Se in questo lavoro solitario l'autore è libero di esprimersi, credo che possa davvero accadergli di tutto, che il lavoro si trasformi in un meraviglioso cortocircuito tra mente e anima, tra i due emisferi cerebrali, tra i diversi livelli del pensiero. Svegliandosi dalla sua concentrazione creativa, Jack poteva spaventarsi di quello che aveva fatto divertendosi, perché forse scopriva in quello una parte segreta e nascosta di sé. Perché nei tanti uomini affettati, dimezzati, trasformati dall'umorismo di Jack, c'è anche un profondo orrore, stravolto, capovolto, tradito, ma sempre orrore. Come in certe figurine che disegnava sui bordi dei fumetti pubblicati dal Corriere dei Piccoli. Uno mostrava una pozzanghera con un piccolo vortice in mezzo. La didascalia spiegava: ingegnere in acqua dolce, fa glu glu 2 minuti, poi muore. C'è da esserne certi, Jack rideva mentre lo pensava, però poi forse se ne spaventava. Altra frase di Iacovitti: sono metodico e preciso nell'orario, come se ci fosse un invisibile cartellino d'entrata davanti alla porta del mio studio. E poi, i giorni in cui lavoro meglio sono il sabato e la domenica, quando gli editori e i direttori dei giornali sono in vacanza e nessuno telefona per ricordarmi che sono in ritardo, che avrei dovuto spedire il materiale non so quanti giorni prima e via discorrendo. E ancora, sono fatto così. Se mi assillano non combino niente, se mi lasciano in pace marcio come un treno. Questo è tipico di chi deve vivere la creazione come una liberazione, come un libero dialogo con se stesso. Ed è per continuare a potersi parlare che Jack in tutta la sua vita non ha accettato imposizioni, censure, limitazioni,
non le accettate neppure quando questo ha significato, per esempio, la chiusura del rapporto con Linus. Aveva provocato i lettori facendo abbracciare Linus a una coperta con su stampata la falce e il martello. E poi anche la chiusura del rapporto con il diario Vit. Questo significava perdere il lavoro e pregiudicare l'entrata di un bel po' di soldi. Ma Jack sapeva che per lavorare bene non poteva compromettere il rapporto con se stesso. Dunque, nessuna via di mezzo. Doveva fare quel che voleva e come voleva lui. Lui, che viveva in un mondo tutto suo, lo stesso che poi metteva sui fogli bianchi a colpi di pennino. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like e condividi. Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, mi raccomando, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!